Mi chiamo Faida, gestisco la locanda. In te c'è qualcosa di diverso. Spero che tu non sia qui per procurarci dei guai. Ai Nord non importa molto della magia. L'Accademia di Winterhold è praticamente l'unico luogo che non ci interessa. Forse potresti parlare con il maghetto dello Jarl, a Solitude. Arrivederci allora. Cittadino. Ho visto passare alcune persone cattive ultimamente. Credevo che non avrei più incontrato certa gente dopo aver lasciato Markarth. Ti do il benvenuto, viandante. Comportati bene nella nostra città. Certamente. Ogni notte prego per scongiurare la visita di un drago o l'arrivo di due eserciti che vengono per battersi sul ponte. Mi chiedi se sono preoccupato. La verità è che me la faccio sotto dalla paura. Ma devo restare forte per mia moglie e i miei figli. Gli imperiali e i Manto della Tempesta hanno inviato dei soldati a cavallo qui per esplorare il ponte e le terre vicine. Hanno alloggiato alla locanda, ma senza pagare. Si sono giustificati dicendo che rischiano le loro vite per proteggerci. E non è finita. Hanno rubato anche un mucchio della nostra legna. E uno di loro ha cercato di fare i propri comodi con mia figlia. Credono di poter fare tutto ciò che vogliono. Sono cresciuto orfano nelle strade di Markarth. Sarei anche morto lì se non fosse stato per un vecchio guerriero di nome Logrolf il Curvo. Logrolf mi ha salvato e mi ha dato abbastanza denaro per fuggire dalla città. Ho seguito il fiume Kart verso nord e sono giunto qui. Quando ho conosciuto Michelle sapevo che questo era il posto dove mi sarei stabilito. Immagino le cose siano andate proprio così. Buona giornata.
Renditi utile e va a spaccare un po' di legna per il fuoco. Ti pagherò in cambio. Lavorare sodo è una buona scusa per bere molto. Senza contare che aiuta a sopportare una moglie come la mia. Si chiama Olda. Se l'hai conosciuta, allora probabilmente sai già a cosa mi riferisco. Quella donna è la bisbetica più perfida di tutta Skyrim. Credo che abbia un blocco di ghiaccio al posto del cuore. È difficile dirlo. L'unica cosa certa è che è antico. Era qui prima ancora della città. Spero solo che il ponte resista alla guerra. È l'unico punto nel raggio di parecchi chilometri dove è possibile attraversare il fiume Kart. Potrebbe essere distrutto se una delle fazioni volesse impedire all'altra di attraversarlo. Assolutamente sì. La domanda non è mai stata così elevata. Almeno prima che costruissi la nuova segheria. Arrivederci. Dov'è quel pigrone? Per caso vorresti vendermi qualcosa? Beh, non mi interessa. No! Mi fa piacere che degli stranieri armati si aggirino liberamente senza aver nessun motivo per stare qui. Certo che la cosa mi dà fastidio. Sono certa che prima o poi ci porteranno via la segheria con la scusa dello sforzo bellico. Poi le guardie aumenteranno di numero e alla fine ci priveranno anche delle nostre case. Ricordati le mie parole. Questo è solo l'inizio. Per ora è di mio marito, ma presto gliela porteranno via. Non è in grado di saldare i debiti, ma riesce benissimo a versi tutti i nostri risparmi. Adesso siamo sommersi dai debiti, sul lastrico e sul punto di perdere la nostra unica fonte di reddito. Ci vediamo. Avere una mia taverna un giorno. Tieni le mani a posto, ladro. Faida mi sta insegnando il mestiere del locandiere. Lei gestisce la taverna dei quattro scudi. Dice che sono troppo giovane per combattere in guerra, ma posso sempre aiutare pattugliando la città.